grazie veramente di cuore a tutti quanti. Sono rimasto il solito ragazzo modesto. Devi fare una foto? Sì, l'ho fatta. Ok, grazie. No, adesso vi vorrei cantare una canzone che in realtà di per sé non è che sia una delle canzoni più belle che abbia mai sentito in giro, però vi racconto una storia che è quella di un grande comico che è Checco Zalone, voi dovreste conoscere, no? Allora, Checco Zalone giustamente dice, io faccio tutto questo perché non mi ricordo i testi delle mie canzoni, grazie a Filadelfo. Filadelfo Castro, grazie. Tutte le volte che fate un applauso così io lo pago di meno, quindi venitemi incontro. Allora, Checco Zalone ha provato per anni a fare il cantante, nel senso serio, adesso fa il comico, cioè il cantante comico, no? Ed è stato uno di quelli che non ha potuto, come il sottoscritto, anche se delle volte non si sfrutta apposta il cognome, però io ho avuto la fortuna, come quasi tutti i figli dei Pooh, di partecipare al Festival di Sanremo. Voi vi chiederete, perché a Sanremo c'è la solita mafia? Sì, no. In realtà, giustamente, fa gola a tutti i conduttori del vari Festival di Sanremo avere un figlio dei Pooh, perché fa notizie, soprattutto nel mio caso dove io sono arrivato ultimo, quindi immaginate la quantità di insulti che ho preso in una giornata sola. Giustamente, infatti. No, giustamente. Comunque, vabbè. Fatto sta che ho ricevuto tanta di quella verdura che poi ho aperto un'attività parallela che poi magari vi consiglio. Checco Zalone, come anche i 4Sound e tutti questi grandi artisti che non hanno avuto questa fortuna, giustamente hanno un senso di rivalsa nei confronti di chi ha avuto questa possibilità. Ed è giusto, perché io penso che, senza far dei paragoni, loro cantano molto meglio di me, però io mi chiamo Battaglia e ho avuto questa possibilità dalla vita, che ho sbagliato, però giustamente ho voluto giocarmi. Allora Zalone giustamente ce l'ha un po' con il sistema, no? Del quello che è raccomandato con quello e quello che viene raccomandato da quello, come succede spesso se uno ha un amico alle poste e li infila, li fa così e passa davanti. Allora io vorrei ricantarvi questa canzone di Checco Zalone che si chiama Figlio di Pooh. No, scusate, ma perché applaudete proprio adesso su Figlio di Pooh, che è proprio scritto Figlio di Pooh puntini 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 di sospensione e non è la